Buongiorno, oggi faremo del radicchio tardivo saltato. Il radicchio tardivo si connota rispetto al radicchio trevisano, al radicchio chioggiano, perché ha questi ciuffi separati. Il radicchio trevisano è sempre lungo, ma le foglie avvolgono il cespo. Il radicchio trevisano, il radicchio chioggiano invece è tondo e piccolo. Una delle grosse differenze, oltre il sapore che questo è, in cui questo è molto più buono, è il costo. Mentre il trevisano e il chioggiano sono molto meno cari, questo arriva a costare 4-5 volte in più rispetto agli altri due. Per saltarlo utilizzeremo soltanto dell'olio, lo condiremo con del sale e per saltarlo utilizzeremo questa volta un wok. Il wok è una via di mezzo tra una pentola e una padella, perché non è basso come una padella, ma non è neanche alto come una pentola, ed è in acciaio carbonio, cioè in ferro. Il ferro ha la proprietà di riscaldarsi e di raffreddarsi molto velocemente, che per queste preparazioni è molto utile. L'olio sarà abbondante, la particolarità del wok, essendo una calotta, è di raggiungere in maniera abbastanza, diciamo con poco grasso, un olio alto, avvolgere i pezzetti di verdura mentre stanno saltando e di cuocere abbastanza velocemente. A fine cottura utilizzeremo una retina e una ciotola per scolare via i grassi in eccesso. È ovvio che questa tecnica è stata presa dalla cucina cinese e giapponese. Adesso taglieremo il radicchio. Il radicchio lo taglieremo con questo genere di coltello, che è un coltello di origine giapponese fatto apposta per le verdure. Ha la particolarità di essere a lama rettangolare completamente piatta. Questo coltello si utilizza facendo questo genere di taglio, quindi solo questo movimento e non un taglio allungato come si fa con i nostri. Anche questo coltello è in acciaio carbonio e questo fa sì che sia particolarmente più affilato rispetto a quelli in acciaio inossidabile. Allora, come taglieremo questa verdura? La verdura la taglieremo a pezzi più lunghi dove la foglia è più larga e man mano che ci sposteremo verso la base del cespo, dove la costa è più erta, faremo pezzetti più piccoli, così da far cuocere poi uniformemente i pezzi in pentola. Guardate, i primi li facciamo più larghi e poi a scendere sempre più sottili. Fino a che non si arriva alla base del cespo. Quando vedete che c'è il cuore, è il momento di fermarsi. La prima cosa che si fa quando si utilizza un wok o una padella di ferro è portarla in temperatura e con l'aiuto di carta assorbente levare l'olio che ricopre la pentola quando non viene utilizzata, viene messo per non farlo arrugginire, per non farla arrugginire. E la fiamma è al massimo. Come vedete sto tenendo la padella perché essendo tonda fa fatica a stare sui nostri fuochi normali e si passa, è già calda, si passa un pochino di carta assorbente per levare il grasso. Ci portiamo la verdura, versiamo olio abbondante, vedete che la parte bassa, la parte in fondo alla pentola c'è abbondante olio e mentre lo riscaldiamo lo facciamo roteare. Nel wok la parte più calda è questa esterna, la parte più centrale invece è a più bassa temperatura perché di solito ci sono i pezzi o i grassi che tengono più bassa la temperatura. L'olio diventa sempre più liquido e di colore sempre più acquoso. Non bisogna mai portarlo a farlo decolorare del tutto. È arrivato il momento di mettere la nostra verdura. Questa quantità è comunque più o meno come volume, la quantità massima da mettere in un wok. In un wok si cucinano sempre piccole porzioni. È altrettanto importante portare sempre sui bordi i pezzetti di verdura. In questa maniera.
Come vedete, il radicchio passa da essere rosso a violetto e poi da violetto passerà a marrone. Bisogna cercare di fermarlo poco prima che diventi del tutto marrone. Non deve mai smettere di sfrigolare. Se smette di sfrigolare vuol dire che comincerà a bollire. Qui ci siamo, lo vedete soprattutto sulle foglie grandi che stanno passando dal violetto al marrone. Spegniamo il fuoco e a questo punto saliamo. Come vedete, io salo soltanto alla fine, quasi sempre, in particolare durante le rosolature delle verdure. Di sale ne ho messo meno del quantitativo che di solito viene messo nelle verdure, perché quando si salta non c'è perdita di minerali, sali dalle parti delle verdure come di solito capita quando le si bolle. Vedete che ho scolato la verdura sulla retina in maniera di far cadere tutto il grasso in eccesso sul fondo della marmitta, in questa maniera qui. Quindi noi abbiamo un sostanzialmente rosolato, anche se non prende mai colore, della verdura. Tutto il grasso che è servito per saltare, tranne una pochissima parte che rimane ovviamente attaccato alle foglie, viene messo via. Questo tipo di tecnica lascia la verdura molto saporita e ancora croccante, nonché le vitamine ancora intatte o comunque più intatte delle altre tipologie di cotture. È pronto e lo impiattiamo. Questo tipo di piatto potete utilizzarlo nel risotto al radicchio. Cioè, voi fate un risotto bianco come il risotto alla parmigiana dell'altra ricetta e a fine cottura potete mettere questo radicchio in mantecatura. Riprenderà calore, ma soprattutto avrà conservato tutte le sue proprietà, il suo gusto e la sua consistenza. Questo darà al risotto il sapore del radicchio. Se voi lasciate dall'inizio alla fine il radicchio in cottura nel risotto, dopo 15, 16, 18 minuti di cottura il radicchio non saprà più di niente e sarà assolutamente inconsistente. Assaggiamo il radicchio. È ancora molto saporito, anzi è molto saporito e ha ancora una consistenza croccante. Grazie, alla prossima ricetta.